Sono Alessio Cantore, buongiorno a tutti. Mi sono laureato presso questa università in biotecnologie mediche, un po' più di 10 anni fa, e ho scelto questa università per la fama, diciamo, la qualità dell'organizzazione della ricerca scientifica del campus San Raffaele. Successivamente ho trascorso qui anche il resto della mia attività lavorativa, compreso un dottorato di ricerca che ho effettuato sempre presso l'università, e ho conosciuto, diciamo, durante i miei studi il professor Naldini, presso il quale ho poi anche continuato a lavorare. Ho intrapreso questa strada di crescita e di lavoro nell'ambito della ricerca scientifica, nell'ambito della terapia genica, che è sempre stato un po' un mio interesse, è anche uno dei motivi per cui ho scelto questa università. Un aneddoto divertente del mio periodo universitario è sicuramente stato, poco dopo la mia proclamazione, la mia laurea. Qui la goliardia non è molto di moda, però io avevo qualche amico di altre regioni, Emilia Romagna, Veneto, eccetera, e quindi mi hanno fatto il cosiddetto catturone. Sono stato messo su un carrello, portato in giro davanti agli studi dei professori, con massimo imbarazzo ovviamente, e vestito con una spada, un carciofo pieno di panna montata andata male e cose di questo tipo. Però a parte questo, ricordo da dimenticare, e in realtà è stato divertente, ho ricordi positivi dell'università e della mia vita sia da studente e ora anche da ricercatore presso, diciamo, presso il San Raffaele, presso l'università.